Ragazzi, buongiorno e bentornati sul canale del coach. Domanda interessante: quando fare stretching? Quando fare stretching è una di quelle cose che mi hanno chiesto nella mia carriera lavorativa tantissime volte gli allievi, le persone anche che incontravo così durante magari qualche evento in palestra, durante i corsi, perché se ne sente di tutti i colori. In realtà lo stretching viene messo un po' ovunque e diciamo che va sempre bene. Comunque stretching, esercizi di allungamento, di mobilità, stretching passivo, stretching statico, stretching PNF. Lo stretching, ci sono mille sfaccettature di questo momento in cui possiamo concentrarci sull'andare ad allungare i nostri tessuti muscolari, strutture articolari, legamentose, che tutto ci aiuta per mantenere il nostro corpo più efficiente e più in salute. Quindi il consiglio, soprattutto man mano che vanno là gli anni, è dedicare sempre più attenzione a questo momento del nostro workout. Fa proprio parte del workout lo stretching. Lo stretching può essere un vero e proprio allenamento. A me capita di organizzare delle schede, e quando organizzo delle schede non penso solo ad allenare muscolarmente le persone, ma soprattutto per quelle persone che hanno più frequenza settimanale, ci sono proprio dei momenti mirati di allungamento muscolare che servono anche questi momenti per andare a farvi raggiungere prima il vostro obiettivo. Perché se voi fate meglio gli esercizi, riuscite a esprimervi meglio, andate più rapidamente a raggiungere quello che vi siete prefissati. Il problema di tante persone, soprattutto per quelle persone che fanno dei lavori sedentari e che vanno ad allenarsi, gli vengono inseriti determinati esercizi, ma loro quegli esercizi non riescono a farli. Non riescono a farli perché sono bloccati, hanno il bacino bloccato, hanno le spalle bloccate, quindi mettono in pratica in maniera scorretta determinati esercizi, ma anche esercizi semplici, da un punto di vista articolare, non così complessi, uno squat, una pressa, movimenti di sollevamento di manubri sopra la testa, movimenti di lat machine, di trazioni. Non avete le articolazioni pronte per fare quei gesti e quindi magari per qualche mese tutto va bene, ma dopo un po' il vostro corpo vi fa pagare questa mancanza di elasticità. E come me la fa pagare? Con qualche infiammazione. E quindi è pieno di persone che devono interrompere l'abbonamento in palestra perché è venuto male alla schiena, è venuto male dietro la coscia, è venuta la scialtalgia, è venuto male alla spalla, è venuto male al bicipite, è venuto male al gomito. Questi sono degli esempi. Perché? Perché abbiamo un corpo che non è pronto per andare a praticare la seduta, gli esercizi che ci hanno inseriti. Quindi dovete sempre ragionare su questo. Prima di fare delle esercitazioni pesanti, dovete guardare anche il vostro schema di movimento. Se il vostro schema di movimento viene alterato in qualche punto del gesto, allora qua bisogna intervenire. Bisogna intervenire andando ad associare a determinate fasi del gesto anche dei movimenti associati di mobilità. In questo modo riuscirete a salvaguardare un po' tutte le vostre articolazioni, progredire maggiormente nell'esercizio che vi è stato inserito e incrementare anche i carichi, ma incrementate i carichi in totale sicurezza. Quindi questo è fondamentale. Ancor più è qua, quando passano le primavere, quando andate in là con gli anni, dovete dedicare più tempo alla mobilità. Quindi, visto che a termine dell'allenamento abbiamo tutti fretta di andare sotto la doccia, provate a inserire degli esercizi di mobilità una o due volte la settimana proprio come momento di allenamento. Questo lo potete fare ovunque, lo potete fare a casa, lo potete fare in ufficio, lo potete fare quando siete davanti alla televisione. Vi cercate una routine, anche solo di 15-20 minuti, e la provate a praticare almeno una, due, tre volte la settimana. Io vi assicuro che questo piccolo, diciamo, cambiamento della vostra routine settimanale di allenamenti vi permetterà di trovare grandissimo beneficio, vi apporterà dei miglioramenti, rimarrete, diciamo, da un punto di vista generale più in salute, le vostre articolazioni saranno più efficienti, i vostri muscoli più sciolti, e tutto questo vi permetterà di progredire e raggiungere prima gli obiettivi che vi siete prefissati. Parola del coach. Dai, mi raccomando, dateci dentro e non trascurate la mobilità e la scioltezza articolare. Dai, dateci dentro. Ma che cosa stai aspettando? Sei ancora qua? Dai, vieni sul mio sito umbertomiletto.com, ti metto il link qua sotto al video perché ti ho preparato tantissimi articoli su allenamento, alimentazione, programmi gratuiti che ti permetteranno di migliorare. Dai, corri subito!